La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Onorevole Vita del PD, stiamo portando in giro per l'Italia queste conferenze denominate Libero Web in Libero Stato, che trattano della libertà di informazione web e affrontano la questione del pericoloso decreto Romani. Lei cosa mi può dire in proposito? Beh, che diciamo virtualmente sono parte anch'io di questa battaglia con voi. Abbiamo fatto solo per telefono una presenza, diciamo, a Milano perché ero in viaggio, conto di essere a Firenze l'11 e conto di continuare con voi e di riuscire a dare voce in Parlamento insieme ad altri colleghi alla battaglia ormai fortissima che bisogna fare contro le censure al web del web. C'è una brutta aria che si respira anche in Italia, il decreto Romani ne è un po' l'espressione. In verità noi stessi dobbiamo fare adesso un salto in avanti, come si dice nel politichese, un salto di qualità. Vi spiego, dobbiamo riuscire a immaginare una carta dei diritti e dei doveri, un po' come ha proposto da tempo Stefano Rodotà, che sia una modalità di autoregolamentazione della rete, fatta con il linguaggio della rete, con i tempi e i modelli culturali della rete finalmente, riuscendo a sconfiggere invece la tendenza che è quella di equiparare la rete ad altri vecchi mezzi di comunicazione di massa e quindi con una chiara intenzione di censura, perché se si dice, come adesso per esempio nel provvedimento a farlo sulle intercettazioni, quello sarà adesso nelle prossime giornate un tema di battaglia, che la rettifica va fatta come nei giornali, è chiaro che c'è una forma censoria, così come nel decreto Romani se si equipara il live streaming alla diretta televisiva o le autorizzazioni come ai tempi l'emittenza televisiva analogica, è chiaro che si ha una forma di soggezione, di censura verso la rete. Comunque credo sia compito vostro di sollevare veramente il tema del decreto Romani, perché è pericoloso il decreto Romani. L'abbiamo fatto nelle sedi parlamentari, naturalmente siamo all'opposizione, certo. Tra l'altro con dei voti di scarto piuttosto consistenti, no, però il tema insomma è avanti, non è fermo al Parlamento. E spiegare bene alle persone che non frequentano la rete, perché noi suppongo lo sappiamo, che in rete di fatto i reati sono già perseguibili, perché se io do del ladro a qualcuno mi può querelare lo stesso. Questo è un altro luogo comune purtroppo nella parte meno veduta, qualcuno certamente anche in buona fede nel ceto politico, cioè i reati sono reati, anche in rete, non è che non ci sia la legge in rete, quello che non si può fare è utilizzare la rete come se fosse un giornale che esce tutti i giorni, che ha un certo schema, il direttore responsabile, la rete ha un'altra filosofia. Poi attenzione adesso sull'ondata di fenomeni che emotivamente colpiscono tutti noi, penso alla vicenda della condanna di Google, no? È chiaro che tutti noi non vorremmo mai assistere ad episodi così sgradevoli in rete, cioè in certi video, l'utilizzo della violenza, ma è chiaro. Ma Google è una piattaforma, non può visionare tutti i video. Però la piattaforma è come l'autostrada, se c'è un criminale in autostrada in macchina non è che si chiude l'autostrada, si va a prendere. Oltretutto Google ha rimosso il video, appena ha avuto notizia. Google ha rimosso, credo in pochissime ore. Sì, appena ha avuto notizia. Assolutamente. Va bene, la ringrazio, ci si vede allora l'11 a Firenze. Come si può che il primo TG nazionale assolve Mills e di conseguenza Berlusconi alle 13.30 dell'altro giorno con Gian Antonio? Non si può in nessun modo, tant'è vero che articolo 21, spero insieme a voi, lancerà una proposta da questa piazza di raccogliere le firme e chiedere al direttore del TG1 e agli altri che quando quella sentenza che ieri loro hanno fatto passare per assoluzione sarà depositata, la legano a reti unificate e poi magari Minzolini faccia un suo editoriale, lanci questo concorso senza premi ed ora diteci chi è il corrotto e chi è il corruttore.
perché qui non siamo più all'omissione delle notizie, che già di per sé sarebbe una cosa grave, siamo addirittura alla falsificazione, siamo proprio alla cancellazione dei fatti. E io non penso che basti lamentarsi, bisogna a questo punto raccogliere le firme, pretendere la rettifica e anche rivolgersi alla magistratura se sarà necessario. E sul decreto Romani, Giulietti, due parole su questo tentativo di mettere l'ennesimo bavaglio alla rete? Va disattivato. Romani ultimamente ha detto che non è vero che si applicherà a tutti i siti, ai blog, travolto dalla protesta di tutti noi. Però dice quelli che danno le immagini dovrebbero chiedere l'autorizzazione preventiva. Io penso che neanche quelli debbano chiedere l'autorizzazione preventiva. Se sarà necessario trasferiremo tutti i siti altrove, ma non vedo motivo per cedere a un ordine ingiusto. Grazie Giulietti. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.